Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Dubito ci siate mai andati, ma nel caso, mi raccomando, controllate che siano 7. A Pau Grange è un paesino, 5.000 abitanti, sarà un'ora e mezza di macchina da Rio Janeiro. Non c'è assolutamente niente. C'è il cimitero. Perché c'è il cimitero e perché è importante? Perché lì è sepolto Manuel dos Santos, meglio noto come Garrincha. Vi era nato il 23 marzo del 1933. Non un giocatore, di più. Garrincha era poliomelitico da piccolo e la gamba non poliomelitica si curvava esattamente come la gamba poliomelitica. Era improbabile potesse camminare, immaginatevi correre, e invece è diventato la più grande ala destra di tutti i tempi. Ha giocato per il Vasco da Gama, per il Fluminense, per il Cristobal e soprattutto al Botafogo, che è a Rio de Janeiro, dove obiettivamente è ricordato come il più grande giocatore di sempre, anche più di Pelé, perché Pelé, dopo aver dominato il mondo, è andato a giocare per i miliardi americani, mentre Garrincha è sempre rimasto a casa. Ha perso il controllo della propria vita, è diventato totalmente alcolizzato. Si è sposato varie volte, in particolare con Elsa Soares, che era una famosissima cantante. È morto, ma prima di morire, a uno dei carnevali di Rio de Janeiro, è apparso su uno di questi grandi carri allegorici. Era magrissimo, era completamente povero e si muoveva meccanicamente e con la mano salutava la gente, ma la gente impazziva lo stesso perché lui era allegria du povo, l'allegria della gente. Il soprannome Garrincha è quello di un uccellino. Le figlie hanno accusato l'ultima moglie di averlo sostanzialmente portato alla morte, ma l'autopsia ci ha raccontato che in realtà è morto di alcolismo cronico. Non mangiava da 20 giorni, ma beveva e tanto. Gli hanno trovato nel sangue anche la colonia. Ma se andate a Pau Grande, è sepolto. La sepoltura è modesta, la tomba è modestissima, ma sono sempre accese 7 candele, perché lui è stato il più grande numero 7 di sempre.